Sono stati molti anche quest'anno gli allievi delle scuole del Lodigiano che hanno partecipato a Ceramisti si cresce, l'iniziativa promossa dal Laboratorio di Ceramica Artistica Vecchia Lodi di Pisati e Minetti. Lo hanno testimoniato ancora una volta le centinaia di opere realizzate da ragazzi e ragazze sotto la guida degli esperti del laboratorio di Via San Ferreolo. Un passo alla volta si sono cimentati con la complessa lavorazione delle terre dalle quali è possibile ricavare manufatti di vario genere, dai suppellettili ai completi da cucina, dai soprammobili ai vasi, dalle decorazioni murali a tutto ciò che rientra nella categoria degli articoli da regalo. Ragazzi e ragazze hanno ricavato per lo più piattini e composizioni floreali che hanno poi decorato prima del passaggio più critico, la cottura a forno. I risultati del loro impegno sono rimasti sotto gli occhi di tutti nello spazio espositivo del laboratorio Vecchia Lodi, prima di essere ritirati da ogni singolo allievo per essere portato a casa. L'iniziativa, ormai consolidata nel Lodigiano, si è conclusa con la cerimonia di premiazioni delle classi dei vari istituti scolastici che vi hanno aderito. Il loro numero è in costante crescita, a testimonianza del valore didattico riconosciuto a questa esperienza da insegnanti, dirigenti scolastici e direttori. Alla cerimonia conclusiva sono intervenuti i rappresentanti dei vari enti pubblici e privati che sostengono l'iniziativa promossa da Pisati e Minetti. Fra questi, Provincia, Comune ed Unione Artigiani di Lodi e Provincia. Conclusa l'edizione 2011-2012, si guarda già al prossimo anno scolastico. La crisi continua a colpire le piccole e medie imprese del Lodigiano, ma la speranza è di poter conservare Ceramisti si cresce ancora a lungo.